Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram. E gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della Comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Buongiorno a tutti, ben ritrovati e ben trovata alla mia ospite Maurizia Giusti, in arte Susie Bledi. Ciao! Brava, l'hai vista, l'hai detto bene! Allora, Susie Bledi è ormai, diciamo così, protagonista da tanti anni, anche in televisione. Insomma, abbiamo seguito tantissimo le tue cose. Quando andavi in giro per il mondo come turista per caso, avrai visto tantissimi luoghi, tantissime cose curiose. Qual è la cosa che ti ha più appassionato di quei lunghi viaggi che hai fatto? Beh, lo dico anche nel libro, no? Che è appunto La Dea che creò l'uomo. Cioè, un tema che mi è sempre stato caro e mi ha sempre entusiasmato è il tema della Dea, no? Nel senso che dalla mia tesi di laurea. Poi a Bologna il gruppo Armonie aveva organizzato diverse volte dei convegni sul tema Dea. Poi con la Chiara Orlandini avevamo fatto diversi viaggi in questo senso e poi lei ripubblicò finalmente il libro della Gimbutas che non si trovava più. E, insomma, ne è passato di tempo e c'è stato sempre questo desiderio per me di trovare tracce della Dea in giro per il mondo. Quindi tutte le volte che viaggiavo non mi era poi difficile trovare un'origine della spiritualità di ogni luogo dove andavo legata alla Dea, no? Ma lo si trova in Italia, lo si trova all'estero, lo si trova in tutto il mondo, dall'India, vabbè, insomma, lo sappiamo, tutte le dee che sono rappresentate, la Shakti per prima, ma il Giappone, ma il Sud America, ma ovunque, in Medio Oriente non ne parliamo neppure, quindi in realtà non è difficile, insomma, trovare tracce della dea che noi abbiamo sincretizzato con la Madonna, insomma, però sin dal tempo di Iside, quando appunto Iside seduta in trono con il bambino in braccio era appunto il simbolo, diciamo, della maternità, della divinità, della spiritualità. Quindi difficilissima. Quindi diciamo anche che tutti quanti questi viaggi hanno portato delle consapevolezze fino ad arrivare appunto a questo libro a quale facevi menzione tu, che è La Dea creò l'uomo. Un po' anche andando in controtendenza rispetto a quello che noi abbiamo creduto per secoli, e cioè della figura di un maschile, no? Del dio. Beh, uomo. Sì, quello ormai direi che proprio è stato superato. Insomma, questa immagine che noi attribuiamo, diciamo, a Dio, alla divinità, è molto passé, diciamo, no? Francese, nel senso che, come dire, Michelangelo ci racconta di questo dio maschio con la barba, insomma, che si suppone parli con l'effetto eco, no? Cioè, e che insomma le donne insomma le vede un po' male. Diciamo che la creatura più perfetta, proprio perché diciamo creata per ultima, quindi insomma quando Dio un pochettino ci aveva lavorato e ci aveva pensato appunto è la donna, ma in questo caso la spiritualità è sicuramente nasce come donna, ma non so, ti dirò di più, non nasce solo come donna, nasce proprio come anche come simbologia, no? Io inizio appunto parlando addirittura della grotta, parlando della vagina come simbolo costante di fertilità nelle ritualità più antiche, ma non solo, quelle anche, cito per esempio le donne del Moso che vivono
in Cina, alle pendici dell'Himalaya, ma è una società matriarcale ancora, si spera che continui a esserlo. Comunque è una società matriarcale, dove non c'è il matrimonio, non c'è il marito, ma dove però non si negano certo la vita sessuale, diciamo, però è concepito in un modo completamente diverso dal nostro. E la loro riunione annuale, quando appunto le donne bellissime, fra l'altro, tutte ingioiellate, strane, si trovano e vanno a fare una specie di pellegrinaggio. Ecco, questo pellegrinaggio è davanti a una fenditura della grotta che è evidentemente una vagina, insomma, no? E quindi ha questo aspetto, insomma, che in qualche modo si contrappone all'immagine del fallo, che invece appunto sembra caratterizzare così un culto più maschile. Ma beh, su questo ci sono tante cose da dire, io le racconto e le faccio anche vedere nel libro, perché nel libro ci sono anche tanti filmati. A Phuket, io fra l'altro e Cino Ricci, e siamo andati a vedere una L'ho grotta visto. che chiamano la Grotta dei Falli. Dice: ah, ci sono tutti questi falli, ah, un culto fallico. In realtà è un culto fallico, nel senso che è un culto della dea, della grotta, della vagina, dell'utero in qualche misura, e i falli sono falli votivi, naturalmente, cioè hanno tutto un altro Sì. senso. Io tante volte penso a quanto siamo imbrigliati nei nostri tabù, per i quali magari no, a sentir parlare di certe cose, anche di certe argomentazioni, adulti, ragazzi, ma la cosa che fa più effetto è che poi la facciano gli adulti, è che ci sentiamo quasi in imbarazzo, quasi come se no, non fossero cose che in realtà appartengono alle nostre culture arcaiche, come se non derivassimo da lì, come se no, avessimo probabilmente delle cose da dover celare. Delle scuderie, Esatto, ma sì. guarda, in realtà questo, voglio dire, se io mi permetto di parlare di questo, lo faccio non per così, per piacere, lo faccio perché è un linguaggio che se tu affronti l'aspetto dal punto di vista antropologico, è un Chiaro. linguaggio comune, insomma, scientifico, ecco, direi, no? Certo. E quindi, anzi, secondo me, invece, è chiaro che partire da lì ci dà l'idea di come poteva concepire nell'antichità, come si poteva concepire appunto l'aspetto della fertilità. Quindi la dea, cioè, è una conseguenza anche di questo. Sembra quasi che prenda il posto, insomma, di queste grotte o di queste vagine o di questi simboli particolari che appunto rappresentano il femminile in generale, no? E la dea è una donna normalmente. Prima ci sono le Venere, quindi insomma, io sto anche vicino a un posto dove abbiamo trovato una Venere, la Venere di Savignano, 25.000 anni, quindi pensa l'antichità. E questa Venere, come dire, ha proprio questo aspetto, no? Grandi, grandi seni, una corporatura molto grande, un viso non precisato, no? Quasi non precisato, perché è un po' un simbolo. Ma poi, appunto, c'è Taluyuk, per esempio, che già va agli 8.000. L'8.000 anni fa, ecco, lì in Turchia, una prima città, diciamo, del Neolitico, lì troviamo invece la dea seduta in trono con una bellissima capigliatura, tutta fatta bene, no? Con le conchigliette, tutta una cosa così, con questo seno grosso, con questa mol una cor molto corpulenta, seduta in trono con grande solennità. In questo trono dove trovi due leonesse ai fianchi. E questa immagine ricorrerà costantemente
in tutte le dee rappresentate successivamente. Perché questa corpulenza del corpo femminile della dea, secondo te? Ma guarda, se tu chiedi a un antropologo ti dirà, e forse è anche vero, insomma, che questo corpo abbondante significa magari fertilità, significa appunto abbondanza. Per esempio, mi vengono in mente un viaggio che ho fatto, mi viene in mente un viaggio che ho fatto in Turchia, in Anatolia, quando sono andata a vedere una Venere, mi dicevano: ah, c'è Venere, c'è una dea, insomma così, e vado a vederla. Erano i primi anni che facevo questi viaggi e mi ritrovo, sai, questa dea, diciamo madre, sì, ma insomma così, che è presentissimo in Vaticano. In Vaticano ce ne sono una quantità, non so perché abbiano fatto incetta di quel tipo di scultura. E di solito ha tantissime, mi sembravano seni quasi, no? Invece sono palle di toro, e poi ha tanta roba, no? È una specie di cornucopia pieno di animali, oggetti, frutta, di tutto, no? È rappresentata in questo modo. Quindi che la dea corpulenta, eccetera, possa rappresentare la fertilità è possibile. Però io ho un'altra interpretazione. Quale? No, ecco, su questo io penso, allora, dopo anni, anni di viaggi anche, e dopo tanto avere forse pensato anch'io a la dea come un archetipo, no? Quindi ha un'immagine archetipica che significa tante cose, eccetera. Ecco. Beh, ho trovato però quella che potrebbe essere l'immagine originaria della dea, no? E l'ho trovata dove? Nei miti sumeri. E infatti il libro ha come sottotitolo Dai miti sumeri, un'ipotesi sorprendente. Perché andando a vedere il mito, per esempio, della creazione dell'uomo, uno dei miti che racconta la creazione dell'uomo, io ho preso in considerazione la Trasis con la Sì. traduzione di Pettinato, quindi insomma serio. Questo mito racconta la creazione dell'uomo da parte di una dea con un nome particolare, la dea Ninma, e lei è una delle prime dee avente caratteristiche particolari, e prima della presenza dell'uomo sulla terra, spinta dagli altri dei in assemblea, che decidono di fare un uomo, un essere umano, l'essere umano si prende questo incarico. Si prende questo incarico facendo una serie di azioni molto precise, che non sono ipotetiche, cioè non è una creazione dal nulla, ma è una creazione con tutta una serie di cose che servono per fare l'uomo. Sì. Ok. Diciamo da una genetista moderna, è ha qualcosa a che fare con il sangue. In qualche modo col DNA al quale che viene lavorato fino a creare un essere dove si dice nel mito perché si sappia che c'è uno spirito nell'uomo. Ok. E questo è il mito Atrasis, in questo caso, che io ho preso in considerazione nel libro. Ce ne sono altri, ma insomma, questo mi sembrava il più specifico. E alla fine lei prende in braccio questo bambino, questo Adamo, in qualche modo, Adamo, e lo solleva e dice: questo l'ho fatto io. E gli altri dei arrivano da lei e testuale dicono: tu sarai la creatrice dell'uomo, d'ora in poi ti chiameremo Mami. Ah, e quindi proprio da qui anche lo stesso termine mamma. Pensa, è pazzesco, no? Perché continuiamo a, no, dice mamma, mammella, sì, mammella, ma come mamma, cioè da dove viene questo nome, no?
è pazzesco. E quindi Senti, quanto di questo tuo percorso, di questa tua ricerca, si avvicina per esempio alle ricerche di altri che insomma magari abbiamo conosciuto, no? Ora direi attraverso la rete soprattutto, ma che comunque sono ricercatori che anche i nostri ascoltatori conoscono benissimo, che ne so, tipo Mauro Biglino o Pietro Buffa. Quanto tu trovi che le cose che hai individuato tu possano essere, diciamo, in un certo qual modo richiamanti, quelle di altri? Beh, assolutamente, con Pietro abbiamo fatto, con Mauro, che conosco insomma da tempo, con Pietro abbiamo fatto, con Pietro Buffa, abbiamo fatto questo incontro, l'abbiamo fatto a Bologna, e con Victor, eccetera. Abbiamo fatto questo incontro proprio perché era molto importante andare a vedere, diciamo, la prima manipolazione umana, nel senso che noi spesso ci troviamo e ci sentiamo molto manipolati dagli eventi, no? Che ci vengono incontro, Sì. insomma, no? Ci sentiamo vittime, insomma, di scelte altrui in qualche modo. Ecco, la prima manipolazione. Potrebbe essere questa, e certo appartiene al mito, appartiene quindi a una storia che però qualcuno si è presa la briga di scrivere nella Sumeria di 3000 avanti Cristo, insomma, no? E di scrivere qualcosa che poi era molto più antico ancora, di più chiaramente, no? E l'analisi che in qualche modo viene fatta di queste letture potrebbe essere di questi scritti che sempre di più saltano fuori, perché poi la traduzione di questi miti è una traduzione che incomincia alla fine dell'Ottocento, insomma all'inizio del Novecento, no? E quindi ce n'è ancora tanti da leggere e da tradurre. Di queste tavolette sumere, però già da quello che noi sappiamo, possiamo ipotizzare che venissero scritti dei racconti che, come dice Zecheria Sitchin, che io ho avuto poi l'occasione di intervistare a New York quando, in due occasioni, effettivamente potrebbero essere cronache. E quindi, se dobbiamo prendere in considerazione questo aspetto, è molto interessante questa cosa, così come è molto interessante andare ad approfondire, diciamo, il tema della nascita dell'uomo, dell'uscita dell'uomo, l'Homo sapiens, dall'Africa. Io l'ho fatto facendo un filmato che si chiama Tutta un'altra storia. Sono andata in Sudafrica, sono andata proprio nel punto dove si sono trovati i primi ominidi, eccetera, ultimamente l'Homo naledi, insomma, esce tutto da lì, no? E anche l'Homo sapiens esce da lì. E quindi questo aspetto è molto interessante e potrebbe darci una soluzione di una diatriba che va avanti da sempre, inutilmente, secondo me, e che è fra la creazione, diciamo, divina, no? Noi veniamo fuori da una creazione divina, o la creazione, cioè la nostra, l'aspetto darwiniano, insomma, no? Dell'evoluzione umana. Ecco, boh. Che ci sia stato un intervento sarebbe molto interessante. Sicuramente quello che dice Pietro, per esempio, sul fatto che Pietro Buffa, sul fatto che l'uomo, l'essere umano, è un essere, come dire, domesticato, no? È stato domesticato, come dire, si è cercato di renderlo con le caratteristiche che ha adesso, no? In qualche modo arrendevole, più o meno selvaggio, più incline all'obbedienza, se vogliamo.
eccetera, eccetera. Ecco, con tutte le caratteristiche di un animale addomesticato, domesticato. Però sicuramente quello che interessa sempre, quello che è sempre affascinante, Maurizia, è questo aspetto qui, cioè andare a risalire alle origini. Cioè, in realtà c'è grande parte, no, della cultura, piccola parte, devo dire in realtà, piccola parte della cultura che cerca di risalire alle origini dell'uomo, che non si accontenta, diciamo così, di teorie, no, che vengono poi insegnate tutt'oggi nelle scuole, ma cerca di trovare altri percorsi. Per Perché fortuna sì, per fortuna sì. dobbiamo comunque corrispondere a una nostra curiosità. Da che cosa nasce questo? Ma dal fatto che non ci riusciamo a convincere del tutto, insomma, no? Che abbiano ragione i miti, che la risposta sia lì, non lo so, io sono particolarmente affezionata a queste letture, ecco, credo che però non in molti l'affrontino e Sì. quindi. Quindi se incominci a vederla invece da quel punto di vista lì, trovi le risposte. Certo, tra l'altro ci troviamo proprio a ridosso di quella famosa diatriba se sia patriarcato oppure no, e quindi in questo libro, diciamo, invece si ribadisce un fortissimo matriarcato. Ma guarda, c'è un appendice che io ho fatto che si chiama appunto la logica del seno, no? Che si contrappone a quello del fallo. Secondo me Sì, è ho questa la visto. possibilità di risposta. No, E nel senso mi che. è piaciuta questa idea che tu dici la logica del fallo, il fallo fallisce. Esatto, non può che fallire. Beh, se ci Lo dice la pensiamo, parola stessa. ecco, se Se ci ci pensiamo. pensi, viene usato in tante accezioni sempre negative. Cioè, no, ma è questo, insomma, no? Cioè, probabilmente una logica è prevalsa sull'altra. È Sì. questo il No, ma problema. infatti ecco, ci tenevo a sottolineare questa cosa, che non sembri l'ennesima diatriba tra uomini e donne, che non sembri, diciamo così, una dicotomia di bassa lega. In realtà è una cosa molto più importante, insomma, quindi sarebbe il caso di, come dire, ridare alle cose il loro giusto senso. Ma sai, il senso lo dai se approfondisci, se rimani sulla superficialità dello slogan, che comunque è utile, ma o del chiacchiericcio su Facebook, voglio dire, è chiaro che se non riesci ad approfondire le cose, probabilmente poi rimane tutto superficiale. Non so, beh, insomma, sai, questi sono anni di militanza, anni di militanza anche partendo dal femminismo. Il femminismo a suo tempo fu da una parte rivendicazione, dall'altra magari contrapposizione totale, insomma, anche un po' che se ne frega. Quello che ha sempre interessato a me è la parte dello studio, no? Cioè dell'andare a vedere anche nell'origine, la cosa importante è anche questa, no? Cosa è successo che ha cambiato le cose, no? Su quale base, no? Si sono cambiate le cose. Certo, le armi sono un elemento fondamentale, no? Guarda, guarda i missili, cioè, come sono fatti. Voglio dire, no? Guarda, ogni cosa che serve per distruggere spesso ha una valenza fallica in questo senso. Comunque, al di là di questo, ecco, secondo me la cosa importante è che questo studio per me, ecco, no, che questo approfondimento che è andato avanti anni, che ti assicuro, capito, anche in modo un po' combattivo, no, dentro di me, perché cercavo una risposta su questo. Ecco, devo dire che questo mi ha dato una possibilità di interpretazione. Certo, è sconvolgente,
E quindi penso che sia difficile anche da accettare, sebbene sia una ipotesi sorprendente, ma possibile. Beh, io confido sempre nel fatto che almeno in questo canale ci possano essere persone disponibili anche a fare un confronto con le proprie idee e ad avere degli spunti di riflessione in più e quindi poi magari di andare a trovare delle risposte altrove, perché non anche nel tuo libro che, ripeto, si chiama La Dea che creò l'uomo di Susie Blady o altrimenti detta, perché a questo punto facciamo il gioco inverso. Maurizia Giusti. Maurizia, grazie per essere Ho stata con questo, me. purtroppo mi si è attaccato, purtroppo per fortuna ho questa Duplicità. ambivalenza, no? Ma vabbè, Sì. bello però. È Sì, è bellissima molto questa. bello perché poi ogni tanto mi chiamano signora Bledi, cioè, boh, e quindi così non Vabbè. esisto, capito? Mi piace perché Oppure esiste due volte, capito? oppure Invece di una esisto due sola. volte con due personalità, una. La Susi un po' così, che io sono così, ma fondamentalmente la Maurizia che invece è seria, è studiosa, insomma. Grazie per essere stata con me, ti auguro un'ottima giornata. Grazie anche a te, ciao, ciao, grazie mille. Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore.